Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati anche questa settimana e in compagnia con noi Riccardo Sartoris. Bentrovato Riccardo. Grazie, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Continuiamo oggi a parlare di siti online dove c'è qualcosa di non molto chiaro. Mi sto riferendo a quei siti che mettono a confronto prezzi di vario tipo, cioè dalla polizza assicurativa alla camera d'albergo, ai mutui. Insomma, ce ne sono davvero di tanti tipi. Ecco, cosa succede alcune volte? Innanzitutto la particolarità di questi siti sono nel mettere a confronto tariffe di soggetti relativamente a uno stesso prodotto. Non c'è un'offerta diretta, ma appunto questo sito, creando un algoritmo di loro invenzione, mettono a confronto queste tariffe. E non sempre però queste tariffe provengono effettivamente dal soggetto che poi venderà il prodotto. Infatti è successo a un nostro associato che avesse acquistato una polizza assicurativa tramite uno di questi siti e dopo averla pagata, dopo aver ricevuto il tagliando, che apparentemente era un tagliando veritiero, è stato poi fermato dai carabinieri, i quali gli hanno contestato che il tagliando fosse falso, cioè la sua autovettura non era effettivamente coperta dall'assicurazione. Questo ha fatto venire appunto il sospetto che lui fosse oggetto di truffa, ma che in qualche modo anche questi siti abbiano una loro responsabilità, perché noi partiamo dal presupposto che online siano tutti onesti e che quello che viene detto sia effettivamente corretto. Però ci siamo resi conto da questi ultimi anni che esistono le fake news, esistono anche un sacco di truffatori che approfittano di queste piattaforme, che fanno il loro lavoro in maniera corretta per piazzare dei prodotti inesistenti e quindi truffaldini. Ecco, dobbiamo dirlo chiaramente, la cosa non è ancora certa, nel senso che voi state cercando di capire da dove arriva, diciamo così, questa truffa, perché c'è qualcosa che non va, ma potrebbe essere che siano terze persone che si mettono un po', come dire, in mezzo fra questi siti che magari sono in buona fede e il cliente? Ma certamente, la questione che dobbiamo cercare di capire è come avviene la selezione di questi prodotti da parte di queste piattaforme che fanno appunto questi confronti. Mettiamo il caso che io voglia vendere un servizio, un soggiorno nel mio fantomatico albergo e faccio un sacco di pubblicità, dopodiché il mio albergo viene messo su un sito che vende camere d'albergo insieme a tante altre. A questo punto io incasso i soldi, dopodiché il povero malcapitato viene a trovarmi, invece il mio albergo non c'è e quindi io ho fatto una vera truffa. L'ho fatta approfittando però della buona fede, come giustamente dicevi, della vetrina che viene offerta dal sito che mette in confronto tutte le tariffe alberghiere. Esatto, era quindi proprio questo che intendevo. Quindi certo, voi come Unione Consumatori, in questo specifico caso, no, che tu hai citato, state cercando di capire dov'è il marcio. Certo, è un fenomeno molto diffuso. Anni fa c'era un famoso sito di aste online, noi avevamo avuto a che fare proprio perché lui pubblicizzava la vendita di prodotti da parte di terzi, quindi il venditore metteva il suo prodotto su questo sito di vendite all'asta, dopodiché però questo prodotto era inesistente. Allora a quel punto noi ci siamo chiesti di chi è la responsabilità, di chi vende il prodotto sapendo che quel prodotto è inesistente e anche di chi mette a disposizione la piattaforma, quindi la vetrina, oppure solo del primo soggetto, cioè quello che vende. In questo caso noi avevamo dimostrato che ci voleva anche una sorta di prudenza da parte di chi mette a disposizione la vetrina. La vetrina non può essere esente da qualsiasi tipo di responsabilità, cioè ha anch'essa un compito, che è quello di rendere veritieri i prodotti e le tariffe che pubblicizza attraverso la sua piattaforma. Questo è il punto. Adesso stiamo verificando. Innanzitutto abbiamo consigliato di fare una denuncia nei confronti del soggetto che ha venduto una cosa per un'altra, che è quindi chi ha materialmente incassato i miei soldi, cioè la fantomatica assicurazione in questo caso, che ha venduto un prodotto assicurativo
attivo inesistente. Dopodiché adesso stiamo valutando anche insieme al sito che fornisce questa piattaforma, che si è dimostrato assolutamente disponibile a valutare che cosa è successo, proprio per evitare che in futuro si verifichi nuovamente un problema del genere, che coinvolge anche il suo buon nome. Comunque, come sono avvenute le modalità? Lui ha trovato questa tariffa, di fianco a questa tariffa c'era un numero verde, lui ha contattato il numero verde e ha detto: io voglio questa assicurazione. Gli ha detto: va bene, lei ci faccia il bonifico, dopodiché le mandiamo il tagliando. Lui aveva fretta perché l'assicurazione era ormai scaduta, gli ha detto: va bene, allora ci faccio una Poste Pay, perché con la Poste Pay il pagamento è immediato. Primo campanello d'allarme: attenzione, pagamenti fuori dai normali circuiti sono sempre dei pagamenti sospetti, perché le Poste Pay vengono di solito utilizzate dai privati per fare lo scambio di denaro. Quindi un'agenzia assicurativa è difficile che si faccia pagare con Poste Pay. Secondo è l'intestatario. L'intestatario era una persona fisica. Ma chi è questo qua? Il pagamento viene fatto sempre comunque all'agenzia, con nome e cognome, con l'indicazione del soggetto che è normalmente l'assicurazione. Questo è il secondo campanello d'allarme. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché uno pensa di risparmiare, cerca la tariffa migliore, tanto l'assicurazione è solo un fastidio, mi serve solo per essere tranquillo, tanto non succederà mai nulla. Quando poi ti serve l'assicurazione, è bene che si faccia l'assicurazione con una copertura valida. Se vuoi risparmiare, vai online, ma sappi che devi comunque fare attenzione a una serie di segnali. Assolutamente. Noi ti ringraziamo, Riccardo, come sempre, per i tuoi preziosi consigli. Attendiamo novità in merito proprio a questo caso specifico, perché poi viene anche la curiosità di sapere come è andata a finire. Io ti do appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Certamente, grazie, vi terrò informati. Buona giornata e buona assicurazione a tutti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.